Taglio, referente del desk amerale nei paesi del Golfo Arabo, paesi che sono molto promettenti sotto diversi punti di vista. Oggi si analizza un settore, quello del benessere e wellness, un settore in crescita, come dimostra anche un'indagine di mercato. Ci sono opportunità per le nostre aziende dunque? Certamente ci sono molte opportunità, soprattutto sulla scorta di due grossi eventi di portata internazionale come sono l'Expo 2020 per Dubai e i mondiali di calcio in Qatar nel 2022. Il settore del benessere infatti è strettamente legato allo sviluppo delle infrastrutture, al settore delle costruzioni in senso lato. Il settore delle costruzioni chiaramente sarà incrementato in questi anni, sarà il volano dell'economia, perché i progetti messi in cantiere per Expo e Qatar sono numerosi, soprattutto per quanto riguarda poi gli hotel, e la gran parte delle spa, soprattutto quelle di livello più alto, sono collocate proprio all'interno degli hotel, e così via i vari centri fitness, saune, e l'aumento di turisti anche in corrispondenza di questi due grossi eventi alimenterà di conseguenza anche la domanda per questo tipo di trattamenti. Quindi le imprese italiane, Emiliano Romagnolo in particolare, come possono approcciarsi sotto questo punto di vista a questo mercato, a questi settori? Certamente avere una presenza sul territorio sarebbe molto importante in questi frangenti, perché inizieranno in maniera sistematica, qualche gara è già iniziata, ma il grosso dei bandi per Expo per esempio verrà pubblicato l'anno prossimo, e ci si può già preaccreditare sul sito Expo. In seguito però sarà necessario, qualora poi appunto venisse appaltato un lavoro, registrarsi in loco o tramite un agente o comunque tramite un ufficio di rappresentanza. Ci sono diverse forme possibili per la penetrazione commerciale, noi chiaramente siamo a disposizione anche per aiutare le aziende in questo senso.